Gentile che guiderà le danze da adesso in poi. Come sapete, molti erano presenti quel giorno, avevamo istituito un gruppo di lavoro che ha rispettato i tempi per elaborare lo studio di fattibilità sulla linea ferroviaria. Mi sentite? Ah, pensavo parlassi con me. Dicevo, abbiamo istituito questo gruppo di lavoro al quale ovviamente hanno partecipato le istituzioni coinvolte oltre ai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana per definire uno studio di fattibilità sia di natura progettuale che di natura economica per il potenziamento di questa linea. Quindi da adesso in poi lascio la parola all'ingegner Gentile e a me poi le conclusioni. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Come ha detto la Ministra De Micheli, abbiamo istituito questo gruppo di lavoro a marzo di quest'anno. Il gruppo di lavoro ha rispettato i propri tempi, il lavoro è finito sostanzialmente nel mese di giugno, poi ci sono stati delle riflessioni, degli approfondimenti per arrivare a questo giorno di presentazione del lavoro. Io avrei piacere che la parte tecnica del risultato molto molto brevemente venisse raccontato da uno del gruppo, non so, dall'ingegner Colaneri? Bene, poi dopodiché io aggiungerò qualcosa. L'ingegner Colaneri è il direttore commerciale di Rete Ferroviaria Italiana, che ovviamente traguarda anche l'utilizzazione commerciale delle linee ferroviarie e quindi la valorizzazione degli investimenti che noi andiamo a fare su queste linee in termini di servizio, che poi è l'obiettivo che noi ci prefiggiamo nei nostri studi, nei nostri investimenti. Prego. Salve, buongiorno a tutti, grazie. Il progetto di prefattibilità che abbiamo definito nell'ambito del gruppo di lavoro, anzi permettetemi, colgo l'occasione di ringraziare un po' tutti i colleghi di Regione Abruzzo, Regione Lazio e del MIT che hanno partecipato in maniera molto fattiva a questo lavoro. Dicevo, questo progetto risponde sostanzialmente agli obiettivi, consegue gli obiettivi che erano stati fissati, obiettivi di mobilità. Quindi abbiamo definito sostanzialmente una nuova infrastruttura che sostanzialmente permette di conseguire la velocizzazione del collegamento tra Pescara e Roma, portandolo quindi al di sotto delle 2 ore, in particolare 1 ora e 59, rispetto alle 3 ore e 20 di oggi, che è il collegamento più veloce, la velocizzazione del lato Roma del collegamento Avezzano-Roma, che scende addirittura a 50 minuti, quindi rendendola competitiva con la gomma sostanzialmente. Oggi siamo sull'ora e mezza, quindi quasi dimezzati i tempi, con aumento chiaramente anche di capacità. Velocizzazione e aumento di capacità lato Pescara, quindi da Sulmona a Pescara, che ci permette appunto di avere dei servizi veloci tra Sulmona e Pescara ogni 30 minuti, con una percorrenza diciamo ridotta a 40 minuti. Ci permette anche di avere dei servizi suburbani fino a Torre dei Passeri, quindi un'area metropolitana di Pescara e Chieti abbastanza allargata. Permette anche di realizzare dei collegamenti diretti e veloci tra L'Aquila e Pescara attraverso appunto la bretella di Sulmona. Permette lato Roma di liberare l'attuale linea convenzionale dal traffico veloce, che verrà invece realizzato su una nuova infrastruttura, lasciando l'attuale linea convenzionale al traffico suburbano e urbano per la capitale. Ecco, questi gli obiettivi che insomma abbiamo conseguito. C'è un'infrastruttura che, se volete, anche da un punto di vista tecnico, poi anche l'ingegner Gentile insomma la conosce, è una nuova linea che va dallo sfiocco dell'alta velocità Roma-Napoli, quindi utilizzeremo un'infrastruttura già esistente che ci permetterà di penetrare Roma senza colpo ferire, quindi qui abbiamo risolto un problema non indifferente. Una nuova infrastruttura dallo sfiocco a V fino chiaramente ad Avezzano, ancora da Avezzano a Sulmona e un doppio binario completo da Sulmona fino a Pescara. Un'ultima cosa. Questa nuova infrastruttura ci permette chiaramente di andare a servire con alta qualità Roma-Pescara e chiaramente le aree di Roma e di Pescara.
ma senza aggiungere altro, solo per fare un esempio, questa infrastruttura per esempio ci permetterà di realizzare, se le imprese ferroviarie lo richiederanno, dei servizi per esempio Pescara-Firenze. Si potrà avere un servizio diretto Pescara-Firenze senza aggiungere altro. E visto che i successi dei nuovi servizi attivati quest'estate, per esempio, non so, penso ai servizi di Trenitalia tra Firenze e Lecce, grande successo, il lockdown insomma ha fatto rivedere un po', come dire, la mobilità, e quindi questo ci porterà sicuramente dei notevoli vantaggi. Grazie. Bene, grazie all'ingegner Colaneri. Io aggiungo qualche altra cosa di carattere tecnico, così inquadriamo bene il tutto. Il progetto è articolato in buona sostanza in un lotto zero che è già parzialmente finanziato, poi in altri tre lotti che dirò brevemente. Il lotto zero prevede che ha un costo di 630 milioni, è già finanziato per 350 milioni. Con i 350 milioni cosa si farà? Si farà la progettazione definitiva di tutto il progetto di velocizzazione Roma-Pescara, proprio per avere dei documenti pronti per essere poi approvati e quindi velocizzare la fase approvativa, che normalmente richiede molto tempo. E ci si realizzerà il collegamento col terzo binario tra Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova, e il primo tratto di raddoppio da Pescara Porta Nuova fino a San Giovanni Teatino escluso, con i primi 350 milioni. Poi sempre l'80 prevede e sono già finanziati la bretella di collegamento diretto tra la linea per Pescara Roma e la linea Sulmona L'Aquila, e il raddoppio tra Roma e Guidonia, i cui lavori sono in corso di realizzazione e sono finanziati. I tre lotti invece, Avezzano-Roma, quello che è stato spiegato, sfioccando dalla linea V, una nuova linea che comunque continuerà a servire i comuni di Mandela, di Carsoli, di Tagliacozzo e di Avezzano, realizzando proprio una linea a semplice binario veloce a doppio binario tra Tagliacozzo e Avezzano, quindi 50 minuti di percorrenza. Il lotto, lo dico per secondo, anche se in realtà questi lotti potranno viaggiare anche in parallelo per fasi funzionali, è il raddoppio pressoché totale tra Sulmona e Pescara, il che consentirà di arrivare a un tempo di percorrenza di 40 minuti e soprattutto anche 30 minuti per alcuni treni più veloci, e una frequenza di un treno ogni mezz'ora. L'ultimo lotto l'ho lasciato per ultimo perché è quello, diciamo, è impegnativo dal punto di vista finanziario e anche dal punto di vista realizzativo, è il collegamento tra Avezzano e Sulmona, che comunque è prevista a semplice binario, però con una velocità di 200 km l'ora. Cioè, quindi questa linea sarà una linea su cui si viaggerà come velocità massima in alcuni tratti a 200 km l'ora e comunque mediamente a 160 km l'ora. Che dire, le pendenze dovranno essere realizzate, ci sono due soluzioni progettuali, pendenze con 21 fino a 25 per mille o 12 per mille. La pendenza a 12 per mille comporterà dei costi aggiuntivi di circa 300 milioni, ma visto l'entità dell'intero progetto, che non ho ancora detto, ma è di circa 6,5 miliardi, credo che sia una soluzione da adottare proprio per consentire anche lo sviluppo di un traffico merci di livello europeo su questa direttrice. L'ultima notazione, i tre lotti che vi ho descritto sono attivabili per lotti funzionali, quindi anche avendo finanziamenti parziali nel corso degli anni di realizzazione dell'intero progetto, potremo beneficiare dei risultati anche in tempi intermedi, anziché a 7,5 anni dati come valorizzazione temporale per la realizzazione dell'intero progetto. Ecco, io finirei qui, non voglio rubare altro tempo perché so che ne abbiamo poco. I dettagli potranno essere poi forniti con maggior dovizia di particolari laddove ce ne fosse la necessità. L'unica cosa, anche io voglio ringraziare la Regione Abruzzo e la Regione Lazio
per la grande collaborazione che c'è stata, perché è dire che questo è il miglior auspicio perché questo progetto possa viaggiare spedito, perché nasce già da una condivisione di visione generale che ci consentirà quindi anche nella fase approvativa di raggiungere con le regioni e con il Ministero più rapidamente tutte le autorizzazioni necessarie per andare avanti. Grazie. Voglio esprimere intanto la soddisfazione di avere per la prima volta messo insieme tutti gli attori protagonisti sulla direttrice ferroviaria Roma-Pescara e aver ottenuto come risultato quello di avere per la prima volta dopo molti decenni un progetto condiviso, un progetto che ha un capo e una coda, inizia a Roma e finisce a Pescara, e sul quale si è riuscito ad avere una, diciamo, visione d'insieme che è sempre mancata. Quando all'inizio di questo anno ho chiesto al Presidente Zingaretti, al Ministro De Micheli, a Rete Ferroviaria la disponibilità a costituire questo tavolo di lavoro che mai nessuno aveva messo insieme, sono stato contento di aver ricevuto una immediata risposta positiva da parte di tutti. Questo tavolo si è costituito a marzo e ha, miracolo, nei 90 giorni stabiliti e assegnati. Siamo noi che siamo in ritardo. Siamo noi che siamo in ritardo, abbiamo atteso un po' le agende, non era facile metterle insieme, ma la verità è che il gruppo di lavoro che ringrazio tutti i componenti, ovviamente a partire, in particolare ringraziamento mi è doveroso darlo al Dipartimento regionale, al Direttore generale, che hanno lavorato con grande collaborazione insieme agli altri uffici e alle altre istituzioni, e in 90 giorni, nonostante il Covid, trasferendosi i progetti, parlando anche da remoto, però si è riusciti a tirare fuori questo documento che noi pubblicheremo sul sito istituzionale della Regione, anche perché inizia così la fase della consultazione popolare, della consultazione pubblica. Io darò vita anche a degli incontri sul territorio, da Pescara fino a Carsoli, insomma in tutta la tratta abruzzese faremo diverse tappe e ci confronteremo, immagino che altrettanto farà la Regione Lazio nelle tratte di pertinenza. E perché è importante questa progettazione condivisa? Perché fino ad oggi, quando Rete Ferroviaria ha avuto delle risorse, sempre troppo poche, queste risorse è Rete Ferroviaria che ha spesso deciso sulla base anche di ragionamenti propri, interni, che non voglio dire se siano corretti o sbagliati, ma comunque con dei ragionamenti aziendali, ha presentato poi magari dei progetti o delle soluzioni progettuali puntuali, vista la ristrettezza dei fondi si interveniva su quella che al momento l'azienda poteva ritenere un'urgenza, e lì nasceva poi il conflitto con i territori, perché è difficile collocare un pezzo di un progetto quando non c'è una visione complessiva. Spesso ci si è trovati a confliggere tra le regioni su quali fossero le priorità, gli investimenti da fare, e nel frattempo con la rete esistente non è mai stato facile mettere insieme le esigenze del pendolarismo abruzzese con quelle laziali. C'è in particolare un tema che è il collo di bottiglia che si crea nell'ingresso dell'area metropolitana di Roma, che era con la rete attuale assolutamente irrisolvibile. Per la prima volta noi otteniamo una progettazione condivisa dove nel territorio laziale si realizza di fatto una tratta dedicata, una variante dedicata alla penetrazione che viene da fuori, che viene da Pescara, e questo nella condivisione delle parti e di entrambi i territori, che è la, diciamo, base di partenza ideale per poi riuscire ad avere rapidamente l'approvazione dei progetti. Noi abbiamo assegnato dei compiti importanti, certo. Mentre naturalmente il mondo viaggia a 300 all'ora e con l'alta altissima vera velocità, la linea Roma-Pescara non sarà l'alta velocità, diciamo, che è comunemente intesa, non è la Napoli-Milano, ma nella speranza di poterla avere un giorno non potevamo stare qui fermi, come dire, a lamentarci del fatto che non ci fosse.
e abbiamo pragmaticamente deciso di prendere di petto quello che abbiamo e farlo funzionare meglio. Questa è stata un po' la strategia di base del ragionamento. Lo dico anche nei confronti di chi giustamente e con mille buone ragioni dirà si può fare di più, si doveva andare più veloci, ci servono altre linee e così via. Noi vogliamo realizzare nel tempo dato quello che si può realisticamente fare e con le risorse che ci sono. È chiaro che io sono qui anche per chiedere al Ministro particolare attenzione su almeno due aspetti. Uno è il problema di garantire la copertura economica, perché oggi siamo qui a presentare un progetto di 6,5 miliardi. Nella programmazione precedente, Gentile sa bene, c'è scritto 1,5 miliardi ed è stato spesso rivendicato che ci fosse 1,5 miliardi. La verità vera è che di soldi stanziati con i quali si stanno facendo cantieri o progetti cantierabili sono 350 milioni e basta. Ora, tra recovery fund, fondi straordinari, piani, insomma, compito del governo ovviamente individuare le risorse, noi è chiaro che chiediamo che ora, una volta che le idee sono chiare e che finalmente anche il governo nazionale, il presidente Conte lo ha rivendicato più volte, la Roma-Pescara è diventata finalmente una priorità condivisa a livello nazionale, che questo collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico, dopo aver fatto linee diciamo da nord a sud, sia lungo il Tirreno, un po' più debole quella lungo l'Adriatico, che è un altro tema che affronteremo in altra sede, in un altro contesto, ma che comunque è aperto e il Ministro conosce bene, i collegamenti tra il Tirreno e l'Adriatico sono un problema in tutta Italia e nell'Italia centrale quello tra Roma e Pescara grida vendetta rispetto al ritardo, alla vetustà dell'infrastruttura di cui disponiamo e cerchiamo appunto di porre rimedio. È chiaro che questa priorità deve essere condivisa fino in fondo e resa vera da stanziamenti che permettano di lavorare e di lavorare nei tempi utili. Questa opera non la devono vedere i nostri nipoti. Nei tempi normali che oggi sono descritti in questo progetto, alcune tratte conoscono un orizzonte temporale di 7,5 anni, al netto dei processi autorizzatori che in alcuni casi viene messo le mani avanti, possono durare anche 5 anni. Beh, noi non ci possiamo permettere 12,5 anni di attesa per andare a tagliare il nastro tricolore. C'è aperta una grande partita sul tema semplificazioni, sul tema commissariamenti che il Ministero ha preso in mano e dalla quale darà corso nei prossimi giorni, immagino che ormai siano maturi i tempi e noi siamo tutti a disposizione perché questa iter di autorizzazione, di apertura dei cantieri, di realizzazione dei lavori possa essere drasticamente ridotto e fare in modo che i cantieri si aprano in tempi utili e che si possa programmare anche sul territorio, lo sviluppo del territorio tenendo presente questo obiettivo, che può cambiare e cambierà il volto almeno di una parte della nostra regione, dei nostri territori, perché poter accedere da Avezzano a Roma Termini, quindi nel cuore della città, in 50 minuti, quando chi abita nella periferia di Roma non ci mette 50 minuti per arrivare a Roma Termini, significa trasformare la Marsica, l'Abruzzo interno, Tagliacozzo, Carsoli e tutta quella zona in un luogo appetibile sia dal punto di vista della vita di tutti i giorni che consente il pendolarismo, a maggior ragione per il turismo e per l'accessibilità delle aree interne e il ripopolamento di zone che oggi si stanno purtroppo desertificando. Ultimo tema, abbiamo lavorato bene, ha funzionato questo tavolo di lavoro, io chiedo la disponibilità al Ministero, al Presidente Zingaretti, al RFI, di replicare questa buona esperienza anche per sviluppare un ragionamento su un'altra direttrice che oggi non esiste, ma sulla quale c'è una grande richiesta comunque di approfondimento progettuale, di presa in carico, che è la direttrice rendere diretti i collegamenti tra il capoluogo regionale, l'Aquila, e la città di Roma. Le soluzioni progettuali possono essere diverse, credo che il potenziamento della Roma Pescara con la realizzazione il prima possibile della bretella di Sulmona possa già rendere possibile e comunque più appetibile il collegamento ferroviario diretto. Ci sono altre soluzioni progettuali allo studio che prevedono
il passaggio, il potenziamento della linea, la realizzazione della linea attraverso Rieti per arrivare all'Aquila, sono soluzioni non facili da sposare, per questo è necessario un approfondimento vero, un lavoro vero come è stato fatto per la Roma-Pescara, ma insomma c'è un dibattito molto aperto su questo tema, io credo che faremmo bene a dare mandato ai nostri uffici di verificare un piano di fattibilità tra le varie soluzioni, ipotesi progettuali in corso, quella che può funzionare e sulla quale in futuro andare a individuare anche i relativi finanziamenti. Grazie. Anch'io, oltre a ringraziare il Ministro e tutto il gruppo che ha lavorato con questa tempistica su questo progetto, come ha detto Marco Marsilio, il Presidente, credo che la prima cosa positiva, non banale, di quanto sta avvenendo è la strettissima, sincera e vera collaborazione interistituzionale. In realtà la storia d'Italia è piena di esempi opposti a quello che sta avvenendo oggi. A prescindere addirittura dal merito delle cose, è stata proprio una difficoltà a trovare sintesi che spesso ferma le famose grandi opere o medie opere. Non è tanto o solo le lungaggini burocratiche o i regolamenti, ma il tema è proprio la condivisione o meno di progetti strategici. In questo caso Lazio e Abruzzo, il Ministero, hanno lavorato insieme e abbiamo realizzato una parte importante di quelle semplificazioni di cui tanto si parla, ma che sono politiche. Ora, il merito del progetto lo abbiamo ascoltato. Io credo che le cose importanti siano due. Il primo è che noi, come queste mascherine dimostrano, siamo ancora dentro una crisi sanitaria di proporzioni preoccupanti, ma anche se dentro una crisi sanitaria stiamo pensando a come affrontare ed evitare che alla crisi sanitaria si aggiunga una crisi economica, produttiva, sociale e infrastrutturale. Sono i mesi nei quali si parla di Next Generation EU, di MES, di tutte straordinarie opportunità che avrà l'Italia, non va banalizzato che noi stiamo parlando di un'opera infrastrutturale che cambierà di molto e in meglio le potenzialità di un territorio strategico dell'Italia. Perché sappiamo tutti, in particolare le ferrovie, quanto poi questo paese, lo stivale, è molto ben collegato, peraltro non dappertutto, ma comunque da nord a sud e da sud a nord, e quanto male è collegato invece nella sua versione di unità dei due mari, come diciamo sempre. E quindi questo è un progetto che inizia il futuro dell'Italia post-Covid. Stiamo lavorando per portare nel cuore e durante la fase della crisi sanitaria un progetto per dire iniziamo a costruire il post-Covid non solo sanitario ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro, del benessere. Io credo, e ne siamo tutti convinti, forse questo è il secondo punto, anche per questo c'è stata questa convergenza, che le potenzialità di sviluppo economico e produttivo di questa opera a oggi sono inimmaginabili. Anzi, con Marco, con il Presidente, possiamo anche lavorare già a uno studio delle potenzialità dello sviluppo economico e produttivo di avere i due mari uniti in due ore, perché questo rispetto all'offerta turistica, al pendolarismo, alla competitività territoriale degli entrambi dei territori cambierà quando sarà realizzata le abitudini. Ci sarà una nuova offerta turistica sull'Adriatico per chi sta di qua, ci sarà per chi sta di là un modo di raggiungere Roma non solo per lavoro ma per turismo e per ciò che rappresenta in forma inedita. E questo lo dovremo dire, ne dovremo essere coscienti. Dovremo vedere, per questo saranno utilissimi gli incontri territoriali, anche come cambierà il territorio
perché, ripeto, avvicinare ciò che ora temporalmente è distante aprirà, a mio giudizio, degli scenari inimmaginabili. Io, se chiudo gli occhi, da Roma in su in 2 ore so dove arrivo, giù so dove arrivo, e infatti sono 2 poli molto di sviluppo. Se noi cambiamo le 2 ore le calcoliamo nell'altro verso, abbiamo un'idea di quanto sarà importante, non solo per chi già oggi, e quindi già solo per questo sarebbe giusto, vive il pendolarismo in forma non positiva, ma per le opportunità che noi potremo chiamare. Infine, noi lavoreremo, ne abbiamo parlato, e come è stato detto, su queste linee libere o queste nuove opportunità, e vorremmo lavorare insieme su un nuovo grande progetto che riguarda l'area di Tivoli. Noi a Tivoli stiamo costruendo il nuovo ospedale Guidonia Tivoli su area regionale, in quel processo di riportare a valle gli ospedali e non più nel centro dei paesi, così da servire un'area metropolitana più vasta. Sorgerà quindi alle porte di Roma, in un'area pubblica, il nuovo ospedale Tivoli Guidonia. Non ci dimentichiamo che Tivoli è anche sede di 2 siti UNESCO, Villa Adriana e Villa d'Este. Dobbiamo costruire un progetto per trasformare quegli 8-10 chilometri di linea, non dico in una metropolitana, però sicuramente in una linea su ferro di servizio verso il nuovo ospedale, che a quel punto servirà l'area extraurbana e un pezzo di periferia della città, ma soprattutto per dire in tutto il pianeta Terra: vieni a Roma, perché c'è il Colosseo, c'è la Fontana di Trevi e tutto ciò che conosciamo, ma anche perché in 15 minuti sarai in 2 siti UNESCO, cosa che oggi non possiamo dire, perché sono siti che vivono di una grandissima forza, perché appunto famosi in tutto il mondo, sia Villa d'Este che Villa Adriana. Ma a proposito di immaginare il futuro, arrivare da Roma in questi siti UNESCO in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale e veloce per il turista o per il cittadino, sarà un fatto di grandissima rilevanza e innovazione. Quindi continueremo, qui c'è l'assessore Alessandri, a seguire insieme a voi questo progetto, perché veramente, mi permetto di dire, abbiamo fatto 30, se facciamo 31 c'è un valore aggiunto, oltre le cose dette che sono comunque importanti, di grandissima importanza. Grazie. Bene, ringrazio tutti, ovviamente mi associo ai ringraziamenti al gruppo di lavoro, ai tecnici, ai rappresentanti delle regioni e di RFI, oltre che ai collaboratori del Ministero che hanno realizzato nei tempi previsti questo studio di prefattibilità. Un po' di risposte e l'inquadramento di quest'opera rispetto alle scelte di questo Ministero. La prima risposta è che credo, e immagino che i due Presidenti saranno d'accordo con me, a questi 6 miliardi e 500 milioni aggiungeremo i 250 milioni che ci servono per rendere la linea utilizzabile anche per le merci, in modo tale che quello che diceva prima il Presidente Zingaretti, cioè l'effetto per la qualità della vita delle persone e per la possibilità delle imprese di avere un di più competitività sul fronte trasportistico, noi lo dobbiamo riconoscere a quest'area. E quindi io sarei per andare avanti sul progetto completo, quindi completo anche di questi 250 milioni che ci consentono di rendere questa linea disponibile per le merci. La seconda questione che vi confermo è che ovviamente in questo tempo nel quale noi affronteremo legge di bilancio, Next Generation EU, riprogrammazione fondi europei, noi siamo nelle condizioni di finanziare l'opera per poter far partire tutti quelli che sono i processi conseguenti, dalla progettazione alla richiesta delle autorizzazioni e via via caduta. Come sapete, in termini di finanza pubblica, le opere, per poter essere, diciamo così, davvero lavorate, devono avere un appostamento finanziario. E quindi nei prossimi 2 mesi e mezzo ci dobbiamo occupare di dare copertura a quest'opera.
nelle disponibilità che oggi abbiamo oggettivamente maggiorate rispetto a quella che sarebbe stato un tempo ordinario, trasformando quindi, come diceva prima sia il Presidente Marsilio che il Presidente Zingaretti, questa nostra condizione pandemica in una condizione di opportunità che magari nelle condizioni di finanza pubblica di prima non si sarebbero aperte, oggettivamente. Guardando quindi in termini prospettici di più delle opportunità e piuttosto che soltanto a quelle che possono essere le conseguenze negative di questa pandemia. E per dare un senso temporale di orizzonte, di reale realizzabilità a quest'opera, vi confermo che è nelle proposte di commissariamento, con i poteri dell'articolo 9 del decreto semplificazioni, che vuol dire che soprattutto sui tempi autorizzativi il commissario può restringere i tempi che tradizionalmente sono previsti per un'opera di importanti dimensioni. Stiamo parlando di 6 miliardi, non è, anzi quasi 7 con i 250 milioni delle merci. È ovvio che se noi andassimo con i tempi ordinari si rispetterebbe la tempistica che il gruppo di lavoro ha previsto, che va dai 7 anni e mezzo per alcune tratte ai 12 anni per le altre. Per stringere, per dare il senso della priorità, per superare alcuni ostacoli che già, diciamo, nella esperienza che ci siamo fatte sulle grandi opere potranno eventualmente presentarsi nel nostro cammino, sul nostro cammino, ecco, noi introdurremo questa opera nella lista delle opere da commissariare subito su questo primo giro, che ormai è una lista matura e che verrà poi definita con un decreto del Presidente del Consiglio, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Io però faccio due battute sul fatto che quest'opera è molto simbolica per noi qui al MIT, che tra gennaio e giugno abbiamo elaborato il piano Italia Veloce. È molto simbolica e rappresenta un po' lo spirito, la visione con la quale noi abbiamo costruito questo piano. Perché? Perché qui c'è un'opera infrastrutturale che combatte la tirannia della distanza tra est e ovest, ovest e est, che ha determinato nelle aree interne una minore possibilità di sviluppo imprenditoriale e minori opportunità di realizzazione delle aspirazioni, perché la distanza determina maggiori costi, maggiori problemi per le persone che vogliono approfittare delle opportunità di alcune città. Quindi quest'opera si inserisce perfettamente in una visione, che è la visione alla base delle scelte infrastrutturali di Italia Veloce, dell'allegato infrastrutturale documento di economia e finanza, del piano nazionale di riforma del documento di economia e finanza che abbiamo presentato a giugno. In secondo luogo, quindi, interviene su una disuguaglianza, che è la disuguaglianza delle aree interne, di cui si parla meno che dell'altra disuguaglianza, che è quella tra nord e sud, ma che esiste uguale. Guardate, nelle aree interne del paese, dalle aree montane dell'estremo nord alle aree montane della Calabria, vivono 25 milioni di italiani. Noi su questa disuguaglianza stiamo provando a dare una risposta infrastrutturale che è uno dei paletti per combattere la tirannia della distanza. La seconda cosa che voglio condividere con voi oggi, con i presidenti, è che non è vero che sui piani per il futuro post-Covid, come lo ha definito Zingaretti, presidente Zingaretti, si sono andati a prendere dei rimasugli nei cassetti dei ministeri. Noi siamo pieni di opere nuove che stanno dentro a questa visione, perché noi stiamo provando a trasformare in politiche pubbliche un'idea di paese che viene dalla nostra cultura politica. E quindi, se da una parte confermiamo il sostegno, la realizzazione, stiamo andando tutte le settimane ad aprire un cantiere di grandi opere o di medie opere, dall'altra parte però noi ci mettiamo un di più di visione e di novità. Lo ha riconosciuto prima il presidente Marsilio, che fino adesso la discussione su Roma Pescara era una discussione al limite dell'accademico, la posso definire
la posso definire così, sia sul fronte, diciamo così, economico che progettuale. Ecco, per questa ragione la presentazione di oggi per me ha una doppia valenza. Una valenza di una risposta realizzabile in tempi ragionevoli per un'area del paese che amo, perché ho frequentato per questioni di professione, per questioni istituzionali nel mio recente passato, ma oltre alla valenza in sé di quest'opera è particolarmente simbolica per rappresentare i fondamenti sui quali noi abbiamo basato la costruzione del piano infrastrutturale del futuro del paese di Italia Veloce. Guardate, anche questa scelta di renderla disponibile anche per il traffico merci sta dentro al disegno complessivo di Italia Veloce, perché noi stiamo scegliendo di fare tutte le nuove linee e tutti i potenziamenti di linea in giro per l'Italia, mettendo nelle condizioni non solo di velocizzare le persone nel loro spostamento, ma di velocizzare le merci, perché la velocizzazione delle merci rende più competitive le imprese di quell'area. L'obiettivo di Italia Veloce è quello di arrivare nel 2030 ad avere l'80% degli italiani a meno di un'ora da una grande infrastruttura ferroviaria. In questo caso qui parliamo di 200 chilometri all'ora, che è alta velocità, alta capacità. Non è l'alta velocità, diciamo così, che va da Milano a Bologna, che arriva anche ai 300 chilometri all'ora. E quindi a un'ora di distanza da questa tratta noi garantiremo più opportunità alle persone. Io credo che la simbologia della Roma-Pescara rappresenti non soltanto un primo passo di successo per l'attività di istituzionale che noi stiamo svolgendo, ma rappresenterà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche la dimostrazione che quando la politica decide, le istituzioni agiscono. Grazie. Qualche domanda?